L'avevamo visto camminare solitario ma orgoglioso il direttore Heike Schmidt lungo le gallerie degli Uffizi. Ma da questa settimana, uno dei musei più importanti d'Europa e del mondo, riapre i battenti per il pubblico, tra l'orgoglio della ripartenza e la legittima preoccupazione per l'insidia latente del virus. E a inaugurare il tutto è stato il Giardino di Boboli, gioiello tra natura e cultura, che rimarrà aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 16.30 per i mesi di gennaio e febbraio. Nel mese di marzo, invece, l'apertura sarà prolungata fino alle 17.30. Palazzo Pitti, invece, che è aperto proprio ieri, sarà accessibile per il pubblico dalle ore 8.30 alle 13.30 e sempre dal martedì al venerdì. Mentre invece, dulcis in fundo, le gallerie degli Uffizi, l'acmè di tutte le visite, a partire proprio da oggi apriranno dalle ore 8.30 alle 18.30 e anch'esse dal martedì fino al venerdì. Insomma, oltre a essere una riapertura, veramente un auspicio per una ripartenza in bellezza per il nostro paese. Ma ora proseguiamo con una giovane cantautrice che si chiama Viva e il suo primo singolo si intitola Senza paura. Sprofonderai fra le coperte e scoprirai che non hai più niente. E correrai, correrai, correrai sola nei tuoi guai. Il mio ultimo singolo uscito è il secondo e racconta la fine di una relazione. E è una riflessione che è nata successivamente appunto alla chiusura di questa relazione e a me è venuto più semplice insomma raccontarlo in musica che sotto altre forme. È un brano molto intimo perché insomma è molto personale, quello che un pochettino va un po' più a fondo di quello che mi succede e è stato il nostro secondo singolo. Ci sono delle forti influenze elettroniche. Se vogliamo fare dei riferimenti italiani, diciamo quelli che ci hanno guidato sono stati appunto Subsonica piuttosto che Blue Vertigo, però è rimasta forte anche appunto il tratto cantatoriale che si avvicina al genere del pop rock, quindi l'intenzione era quella di creare una commistione, un genere ibrido tra i due generi di partenza.